Ciao a tutte. In questo video cercherò di illustrare le funzionalità di Seida. Seida è un sito gratuito di modifica dei PDF che potrebbe servirci per la correzione degli elaborati dei nostri alunni che ci arrivano appunto in formato PDF. Seida, oltre a permettere a fornire alcuni strumenti per la correzione, fornisce anche strumenti per la creazione di semplici esercizi interattivi. E questa è un po' la novità di questo sito che ho trovato cercando appunto strumenti per la correzione dei PDF. Naturalmente in 15 minuti non riuscirò assolutamente a dirvi tutte le funzionalità, le accennerò soltanto se lo strumento potrebbe interessarvi, dovete proprio esplorarlo e cercare tutte le particolarità. Quindi per prima cosa cerchiamo in internet questo strumento perché è uno strumento online. Cioè, scriviamo quindi Seida sulla nostra barra di ricerca, il primo link che esce è quello corretto, lo clicchiamo e ci troviamo nella pagina proprio del PDF, scusate, nella pagina nell'home page dell'editor. Allora, innanzitutto vediamo che c'è lo strumento per caricare i PDF e a questo proposito volevo precisare che è in grado di elaborare solo PDF originali, nel senso che non vanno bene le scansioni, non vanno bene le immagini. Deve essere un file creato in origine in PDF oppure un file Word successivamente salvato in PDF. Tutti gli altri file, tutti gli altri formati di file non è in grado di elaborarli. E questo è stato creato apposta per i PDF, diciamo. Quindi passiamo a caricare un file PDF dal mio computer, in modo da poter, vedere cosa si può fare. Allora, io ho selezionato il file che mi interessa, immediatamente, lo carica e me lo mette a disposizione per le modifiche. In alto vedo già gli strumenti che posso utilizzare. Il primo che mi viene, diciamo così, selezionato di default quando apro è lo strumento testo, che ha due possibilità. Quindi posso utilizzarlo per inserire un testo, cliccando, mi esce una barra di editor di testo e posso cominciare a scrivere e utilizzare poi degli strumenti di formattazione molto semplici che trovo qui in alto, quindi posso fare il grassetto, il corsivo, posso ingrandire, rimpicciolire un po' il testo, cambiare il font, cambiare il colore o eliminare se non mi interessa più il testo. Quindi funziona come inserimento testo, pure semplice. Oppure posso anche posizionandomi e questa è la seconda funzione, posso posizionarmi su un testo già presente nel mio PDF e modificarlo. Quindi mi sono posizionato su questo titolo, mi esce ancora la barra di formattazione e posso cominciare a modificare. Per esempio, posso mettere verifica di storia, voglio cambiargli colore, lo faccio rossa e mi viene rossa. Ok? O voglio cambiare il font e avete capito insomma come funziona che font. E queste sono le due funzioni della casella testo. Bisogna ricordarsi, per esempio, quando si è finito tutto, di non cliccare fuori come ho fatto io adesso, ma di deselezionare, altrimenti mi crea tantissime caselle di testo. La seconda casella è quella che mi permette di come dire, inserire dei link all'interno di parti del mio PDF. Per esempio, voglio che ripassino, che so, per esempio in questo caso, i macedoni prima di affrontare la verifica. Allora, cosa faccio? Clicco link, seleziono la parola alla quale il link dovrà essere legato, vado a cercarmi il link del testo o del video che voglio che vedano prima di fare la verifica. Adesso ne copio uno che non c'entra niente, comunque era lì pronto. Copio l'indirizzo link, lo aggiungo qua dentro, incollandolo, e questa parolina rimanderà, passandoci sopra col mouse, si vede, rimanderà a questo link a cui io l'ho collegata. Siccome poi effettivamente nella scheda che vedranno i bambini non ci sono segnali particolari che quella parolina è una parolina calda, cioè legata a un link, magari con il testo posso mettergli vicino, clicca qui,
ricordargli che se vuole, per ricordare al mio alunno che se vuole può andare a cliccare la parola e quindi fare un ripasso prima di affrontare la verifica. È comodo, oppure se è un'attività di scienze, di geografia, magari in prossimità delle parole che voglio approfondire, posso legarle a un filmato di geografia, di scienze, di storia, di qualunque altro argomento. La terza casella è interessantissima perché è la casella dei moduli. Praticamente ci permette di inserire dei moduli interattivi che sono qua sotto. Queste sono delle semplici spunte non interattive se voglio segnalare agli alunni qualche particolarità. Quindi se clicco qui mi inserisce un segnale che quella parola ha un particolare significato, ma non è interattiva, cioè non vedono solo la spunta o l'altro, però non è interattivo. Queste invece sono più interessanti. Questa, per esempio, è un modulo interattivo che potremmo utilizzare per i close, per far fare dei close ai nostri alunni. Questo, sto raggiungendo l'esercizio che mi interessa, ok, questo è un close. Allora, se io posiziono questa casella che mi crea questo strumento, rendo interattivo questo testo, cioè qui io avrei dovuto dare la verifica cartacea, allora avevo scritto, gliela posso dare anche tramite computer inserendo questa casella nella quale, che vedranno i vostri alunni nel PDF finito, nella quale possono scrivere le parole che mancano. Allora, che differenza c'è tra l'una, l'altra e quell'altra? Allora, questa permette l'inserimento di una striscia sola, di una linea sola di scrittura. Questa è la stessa cosa, ma permette l'inserimento di più linee di scrittura. Questo è un bottone che non ho capito, onestamente non ho capito che funzione ha perché non sono riuscito a renderlo attivo. Questa è una spunta per il vero o il falso, nel senso che posso dare un esercizio di questo genere, questo che vedete qui sotto, inserire in queste caselline l'interattività, quindi chiedere agli alunni di segnare con la spunta solo le affermazioni vere oppure no, insomma, quelle non vere, indicandolo ovviamente nella consegna dell'esercizio. Un'altra possibilità che ho è questa, è la scelta multipla, quindi io posso mettere un'affermazione e poi scegliere tre opzioni di risposta, di completamento delle frasi, un po' come funziona in Google Moduli, opzione 1 vero, opzione 2 falso, opzione 3 non lo so, oppure completa questa affermazione con la parte corretta e gli metto i tre pezzetti di cui uno solo è corretto. Va bene? Per segnalare, posso scegliere anche che siano due le risposte corrette. Per segnalare la risposta, corretta, nell'opzione che è giusta, che è corretta, si mette un asterisco e niente, l'alunno può controllare poi, dopo aver risposto, se è corretta o no l'opzione che lui ha scelto. Questo è l'inserimento immagini. Funziona con quale inserimento immagine, clicco in immagine, vado nel mio computer, scelgo l'immagine che mi interessa e la inserisco. L'immagine può essere poi modificata, adesso io ne ho presa una che era già pronta, può essere rimpicciolita, modificata, spostata o eliminata, come facciamo adesso in questo momento. Questo permette di inserire la firma. Provatelo voi, nel senso che non sto a perdere tempo perché sicuramente è una funzione che non utilizzeremo molto. Questo strumento è stato creato per gli uffici, invece magari negli uffici questa funzione serve. Questo è un correttore, quindi se voglio cancellare una parola, clicco sopra e me la cancella. Posso anche scegliere meglio, non me la cancella, me la nasconde, perché in realtà la parola rimane. Semplicemente viene nascosta e anche questo secondo me si potrebbe trovare qualche applicazione a livello didattico, per esempio indovinare che parola c'è nascosta sotto, che numero c'è sotto e poi controllare. Questo è il tasto di annotazioni, allora mi sposto dell'esercizio. Se voglio annotare devo scegliere qui, allora qui mi cancella il testo.
una riga, va bene, ho sbagliato, cancelliamo. Questo evidenzia l'ultimo sottolinea. Allora, ecco, e questo sottolinea in maniera un pochino più grossolana, con un tratto più grosso, insomma. Questo è l'inserimento, e questo lo uso tantissimo per le correzioni. Questo è l'inserimento di forme, funziona come inserimento immagini, non ci sono moltissime forme, c'è cioè l'ellisse, ok? Posso ovviamente cambiare colore, eccetera, tutte le funzionalità sempre di formattazione, e poi c'è il rettangolo. Questo invece è interessante perché permette di sostituire delle parole all'interno del mio PDF. Per esempio, voglio sostituire con agricoltori, visto che ce l'ho sott'occhio, la parola, dico di cercarla, lui me lo trova dov'è, e gli dico di sostituirla con contadini. Ok, dico sostituisci tutto, tutte le volte che trovi agricoltori devi sostituirmi contadini, e lui lo fa. Anche questa potrebbe essere una funzionalità interessante. Un'altra funzionalità che vedete, undo, mi permette eventualmente di eliminare tutte le modifiche che ho fatto spuntandole, e vedete che toglie, ne ho saltata una evidentemente, toglie tutte le modifiche che ho fatto. Ora, molto velocemente perché tempo scorre, ho mostrato a grandi linee le funzionalità. Alla fine, quando ho modificato tutto e ho finito diciamo così tutti i cambiamenti che volevo fare, clicco semplicemente applica le modifiche. Allora, gli ho detto di cancellare anche le modifiche che non avevo cancellato prima, tanto poi non serve in realtà vedere in realtà come è avvenuto. Allora, qui prima di farmi fare il download mi chiede se ho dei ripensamenti e posso rieditare di nuovo. Ok, mi ricarica lo stesso file di prima. Ok, me lo riapre in modo che io possa di nuovo eventualmente modificare. Allora, qui volevo inserire, però, visto che non l'ho fatto prima, che ho cancellato tutte le modifiche, volevo inserirvi almeno una cosa, un'interattività, così poi lo vediamo come gli viene insomma, all'alunno il testo. Metto 1, semplicemente 2, 3. Vabbè, ho pasticciato un po'. Giusto per avere un'idea, mettiamolo qua. Allora, opzione 1, cancelliamo 1, opzione 2, eccetera. E poi anche mettiamo una striscia in modo che poi vediamo come la vedono gli alunni. Ok, ho finito, applico, non ci ripenso più. Questo ci permette di collegare altri PDF, questo di stamparlo, questo di condividere attraverso un link, separare le pagine, scusate, eliminare pagine, separare pagine, tagliare pezzi di pagina o addirittura salvare il nostro e scaricare il nostro PDF in altri formati, per esempio JPEG o altri formati o anche Word, per esempio. Ci va bene così, download. Ecco qua il nostro documento scaricato, lo apriamo e vediamo, eccole qua le funzioni che possiamo utilizzare. Adesso ovviamente non ha senso perché non ho, come dire, non ho fatto bene l'esercizio, non ho preparato bene, però per esempio almeno la spunta la possiamo vedere. Quindi possiamo sostanzialmente trasformare un cartaceo in qualcosa di interattivo e di digitale. Questo sito è integrabile come app all'interno delle G Suite ed è anche per questo che l'ho un po' scelto. Oltretutto, se tornassimo indietro e andassimo proprio sulla home page, beh, qui si possono inserire pagine. Andando sulla home page ci fa addirittura creare direttamente come si chiama? Un PDF ex novo, cioè posso proprio anche, anziché modificarne uno, crearne uno nuovo.
documento nuovo. Adesso io non lo faccio perché il tempo sta scadendo. Sono stata velocissima, lo so, se servono ulteriori indicazioni, scrivetelo al